Allora, questo disco è nato prima di tutto in maniera molto strana, nel senso che è nato molto velocemente. Ho scritto tra la scrittura dei brani e il master finale, che diciamo è il prodotto finale che ti arriva in mano, sono passati 4 mesi e l'ho fatto da sola con Paletti, che era il mio produttore. E la cosa strana è stata poi portarlo alla band prima di tutto e capire come portarlo fuori. Sicuramente dal vivo abbiamo una dimensione molto più, come dire, suonata, molto più, mi viene da dire grezza, perché comunque veniamo dal mondo chitarroso e quindi cerchiamo sempre di dare al pubblico forse un'emozione in più rispetto a un disco che non è freddo ma ha quella, come dire, quella patina elegante che ci tengo a portare sul palco, ma comunque ci tengo anche un po' a sporcarla, ecco. Allora, per me tornare a Sherwood è un'emozione pazzesca. L'ultima volta a Sherwood è stato 2 anni fa e tutti quanti la reputiamo l'ultima data ufficiale dell'Officina della Camomilla. Non sapevamo che era l'ultima data, è successo tutto abbastanza velocemente e quindi prima, quando sono salita sul palco a fare soundcheck, mi sono guardata con Gaetano e Ilaria che vengono con me, diciamo, traghettati dentro Verano dall'Officina. E c'è stato un momento in cui ci siamo abbracciati, perché comunque è un'emozione molto molto forte. Sherwood, peraltro, io ritengo sia uno dei festival più belli in Italia, quindi al di là di questa componente personale, emotiva, molto rilevante, resta comunque un'emozione e un palco incredibile.